Sono 15 in tutto in questo momento le persone affette da morbillo ricoverate all'ospedale Garibaldi di Catania, dove la scorsa settimana un bambino di 10 mesi è morto per complicanze legate alla malattia. Due di loro, ha reso noto l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, sono in condizioni di particolare fragilità. Si tratta di due pazienti di 28 e 30 anni ricoverati da 6 giorni. La loro situazione è costantemente monitorata e al momento sono sotto controllo, ha spiegato alla DN Cronos il direttore dell'unità operativa di rianimazione della Garibaldi, Sergio Pintaudi. I 15 pazienti sono ricoverati nei vari reparti di malattie infettive e sono tutti in isolamento. Nonostante l'epidemia in corso, la percentuale delle vaccinazioni nella nostra città, secondo quanto comunicato dall'ASP, è superiore alla media nazionale.